Siamo nelle Marche, per prendere un treno che dal mare ci porterà fino alle montagne, a Fabriano. Da lì continueremo a piedi, lungo il vecchio binario della subappenninica, fino ad Urbino. Dicono che le Marche siano un plurale, e chi le vede come un tutto nulla può cogliere della loro essenza. Se come hanno scritto, insomma, l'Italia è un prisma che distilla tutti i paesaggi del mondo, le Marche sono la sintesi di tutti i paesaggi d'Italia. E così l'indole dei marchigiani, in un equilibrio perfetto tra le molte anime della penisola, sintetizza un carattere veramente italiano, come ci accorgiamo una volta giunti a Macerata. Cinti Alessandro. Quanti anni ha? Diciamo un po' la 75. Un po' o 75? Anche di meno. Sono perugino, però sono sposato a Macerata con la marchigiana. Lei come si chiama? Carlini Mario. Quanti anni ha? 85 sono. Oh, anni. Però. 85. Di dov'è lei? Adesso abito qui in via Maffeo Pantaleoni, numero 85 abito. E prima? Ho lavorato la terra, stiamo in campagna. Ah. Contrada Isola, numero 12. Cosa coltivava? Grano, barbabietole, foraggi, l'uva. Gran Turco. L'oliva, abbiamo tutto. E di Gran Turco pure? Tutto quanto. Ma non la dici. Che servia. Ma era roba buona? E c'era la roba di un padrone. Se ne andai da parte. C'avevi il padrone? No, un padrone. Ammazzolo il padrone. Brutta faccenda era. È vero? Ah, lei c'aveva il padrone? Era contadino. E com'era il padrone? La terra era faticata, io con moglie, ma... Era buono il padrone? Era coso, Perugini Giulia. Qui siamo allo Sferisterio. Cos'è lo Sferisterio? È una cosa eccezionale. Tutti i migliori cantanti lirici vengono qua a cantare. Chi è venuto anche qua? Anche Beniamino Gigli. Beniamino Gigli è venuto? E siccome Arturo Testa. Qual era la cosa più bella? C'era Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli. E che era l'ex moglie di Pippo Baudo, no? Poi dopo ci sono lasciati. È bella donna, non l'ho vista più. Adesso è invecchiata moltissimo. Ma gli anni passano a tutti. Perché lei vede una persona adesso e la vede fra 4-5 anni. Mamma mia, come si è invecchiato! Come si è invecchiata! A lei glielo dicono? No! Non me lo dicono. Lei è rimasto uguale. Perché vede, io guardi un po' che pelle che ho. Di pesca. Come no, eh? È vero? Senta, chiedo a lei, com'è Macerata? Bella? Ci Macerata io sono visto tu sempre, perché da quando sono nato fino adesso, sempre. Perché da me? Da piccolo ci veniamo un mulino con mio padre, con le mucche. A Macerata? Sì, con le mucche, qui un mulino sul Ministerio. Mi dica un ricordo bello della sua vita. Quando ho fatto la stradale a Milano. Quando ha fatto la stradale a Milano? A Milano. Che vuol dire? La polizia stradale. Era bello? Io ho fermato anche Saragat, Presidente della Repubblica. E perché? Perché aveva commesso l'infrazione l'autista. È sceso, mi ha dato la mano, bravo! Senta, mi dica lei un suo ricordo felice. Il ricordo più felice della sua vita. La sua vita? Quando eravamo giovani, che eravamo bravo, tutti insieme a domenica. Che tutti facevate? Insieme andavamo al cinema e andavamo a cosa, mi chiama, a prendere un gelato con i compagni. Ma voi come vi conoscete? Io con questo mi conosco sempre. Vicino, via Fedele Bianchino. No, via le fosse, le fosse? No, le fosse, via Fedele Bianchino, non parlate delle fosse. Ah, quindi è un palazzo dietro le fosse? Quindi dietro le fosse? Sì, tutti, lascia perdere. Non parlate delle fosse, non lo che so. Sentono. Ma che sono le fosse? Ma non lo so quello che sono le fosse. Ma com'è la vita in generale? Bella? Sì, bella. Beh. Su forza io devo andare via, devo andare. La lascio andare allora. Andato. C'ho gli impegni. Che impegno c'ha? C'ho gli impegni. Piatti tipici di Macerata è gli svinci in grassi, che sarebbe le lasagne, fatta con la coda alla vaccinara, con la papera e col ragù. Oppure c'è le tagliatelle e gli gnocchi con la papera. Io faccio gli gnocchi, le tagliatelle, gli svinci in grassi, i ravioli ricotta e spinaci, i cappelletti in brodo e la polenta, tutto fatto a mano. Di secondi facciamo delle polpettine alla griglia, poi facciamo la grigliata, il bollito.
l'agnello scottadito, il coniglio, la braciola, la pizzaiola o l'osso buco con piselli e tutti i contorni. Carciofi, patate, cicorie, insalata, broccoli, melanzane grigliate. Poi facciamo il tiramisù, il ciambellotto si dice qui in Macerata che si mangia a fette col cioccolato e la zuppa inglese, semplice e la frutta. Poi c'è il vino cotto delle parti nostre e il mistrale di casa. È una bevanda che va qui la zona, dopo te lo faccio assaggiare. Il liquore è spettacoloso. La Bertuccia Ermida, ho 67 anni, del 20 del 48 dicembre. È 50 anni che sto qui dentro. Ma lei non si chiama Mirella? Di soprannome, mi conosce tutti come Mirella. Ecco, Ermida è il nome mio, però tutti mi conoscono come Mirella. E che ci azzecca Mirella con Ermida? Perché eravamo cinque sorelle, ci chiamavamo tutte Ermida. Allora io quando andavo all'asilo mi sono pensato come Mirella. Cinque sorelle tutte con lo stesso nome? Tutte lo stesso nome, perché era il nome delle nonne e metteva tutti questi nomi. Non si capiva chi è che si chiamava Ermida, allora io mi sono messa il nome Mirella. Sua mamma quando vi chiamava? Era a numeri. A numero uno, numero due? Una volta era così, non era tutto come adesso, tutto preciso. Io sono sposata, ho due figli, uno dei 40 anni e uno dei 46. Come si chiamano i suoi figli? Samuela e Marco. Ah, non l'ha chiamati come sua nonna? No, io ho messo un nome suo. Ha fatto questo strappo alla regola. Strappo alla regola, veramente. Senta, ma lei di qua, di Macerata? Sì, proprio di Macerata. Mi dice tutti che ho la voce di Roma, ma io sono maceratese. È sempre vissuta qui? Sì, sempre vissuta qui. La casa ce l'ho qui sopra e fino che c'è la salute si fa tutto. È importante. Quando non c'è più la salute, arrivederci Roma. Senta, una cosa, com'è Macerata? Bene, si sta bene. Ancora c'è le chiavi sulle porte. È la cosa più bella. Certo che cosa ci sta che succede, però non succede mai niente. Dai, volimoci bene a Macerata. Noi ci viviamo bene, anche i maceratesi. È un po' tirchiti tutti quanti, però... Un po'? Tirchi. Ah, tirati. C'hanno le mani in tasca. Le mani in tasca, però si vive bene. Dai, bene. Si dice che i marchigiani sono un po'... Un po' tirchietti. Qual è la cosa più bella che c'è qui? Io gli devo dire che mi piace tutto, che ne so, adesso mi trovo in difficoltà sta domanda. Cioè, quando vuole fare una passeggiata, dove va? Ah, in piazza che c'è l'orologio. Macerata è tranquilla, tutto il centro è spettacoloso. Io sono felice così. Noi altri 50 anni che stiamo qui dentro. 50 anni? 50 anni che stiamo qui dentro. La più vecchia trattoria della zona è questa. Ma cucina bene lei? Io penso di sì. Che le dicono? Che sono brava. Che è brava? Complimenti. Mai qualcuno che si lamenta? Ma non ci è successo. C'è qualcuno che... Che rompe le scatole. È qualche cosetta, ma bisogna capirli. Che vuoi fare? Però più è meglio che dice che è meglio che è peggio. Dall'incontro avuto con Mirella, capiamo quali siano i due pilastri che fanno la forza di questo popolo. Donne e cibo. Prima viene fatto l'impasto, farina, uova, mistrà, poi ci va un preparato che si compra in farmacia. Chiamiamolo lievito. Pozione magica. Ecco, si mette sull'impasto, si mette sull'acqua bollente, quando viene su si lasciano riposare e poi... Fai a tocchettini. Fai a tocchettini e si friggono. Oppure a cucchiaiate. Allora, io sono Fiorella Ciamarra. Sono nata a Tolentino, sono a Macerata da circa 35 anni, sono sposata, sono vedova, ho due figli, un maschio e una femmina. Sono Diana Domizzi, vivo a Macerata da 40 anni quest'anno che sono sposata. Ho 70 anni, li compio quest'anno, quindi quest'anno doppia festa. Doppia festa. 40 anni di matrimonio e 70 anni. E ci scappa un bel viaggio sicuramente. E dove te ne vai? Nel Vietnam. Cerella, com'è Macerata? Macerata è una bella città, soprattutto perché Macerata è nella posizione giusta, sta su un bel chicchetto, e sui palazzi in centro, quelli più in alto, eccetera, si vede il mare. Nei giorni belli, sereni, eccetera, si vede il mare. Cioè, è uno spettacolo, sinceramente. Intorno a tutte queste colline, così morbide, queste belle case curate, tutte queste... A me Macerata mi è stata un po' stretta. A Tolentino siamo più compagnoni, più allegri. Sono più provincialotti. Sono più
riservati per entrare in certi giri. Voi vi conoscete da una vita, Fiorella? Veramente più che amiche siamo sorelle. Dagli anni Sono 70 che ci esatto, conosciamo. io avevo 68. 15 anni, lei aveva 18 da quando ci conosciamo, E come vi siete insomma. conosciute? Al lavoro. Al lavoro, sì. E Siete da lì ragazzi. poi, ecco, la gioventù insieme, a ballare, sai, le balere. Raccontami, dove andavate a Bello. ballare? Andavamo a ballare, una volta, sai, si andava a ballare alla sezione dei comunisti, sì, con questi complessi piccolini, era divertente, Sulle sai? case. Oppure sulle case private, no? A un certo ora si spegneva la luce, Ah. capito? Quando non c'erano i genitori, si spegneva la luce, Succedeva quello che succedeva. insomma, tanto non succedeva, però insomma era E il treno, che mi dite del treno? Voi... bello, il trenino del Far West. Che ricordi hai? Belli perché facevamo una comitiva di amiche, amici, eccetera, tutti sul treno andavamo al mare. Questo treno ha fatto un po' una comunità qua sul territorio. E sì, certamente Sì. sì, ci sono Cioè, state ha anche, unito le persone. esatto, non solo, l'ha unita in tutti i sensi, nel senso che si sono anche conosciuti in treno e poi si sono sposati. Tolentino, per esempio, è stata sempre una cittadina di tante fabbriche, no? Quindi tanti operai. Io tutte le Gabrielline si chiamavano, le mie colleghe le chiamavano le Gabrielline, Perché noi e lavoravamo agosto andavano tutte al mare col col treno. treno. Ditemi ognuna un difetto dell'altra. Orca Ah, paletta, cioè, ragazzi, guarda. qua è una testarda. Quando si mette Idem, sulla testa qualcosa non c'è verso di farglielo cambiare. Anche se gli dici. idem. Lei dice che io sono testarda, no? Lei è così come la marmo, lo Non è vero, marmo. non è vero. No, Io come segno sono una vergine, quindi tanto malleabile sono. comunque l'importante è che quando serve ci siamo. È l'amicizia che. Cioè, non ne possiamo fare meno. Oh, Grazie basta poi. Mi raccomando, su. mille, è stata Grazie, stupenda. grazie a voi, grazie. Un bacio. Vi ho raccontato tutti i cavoli nostri. Deviamo in direzione di Recanati e attraversiamo un paesaggio che esprime tutta la sua anima leopardiana. Gli echi del poeta sono ovunque. Basta osservare i colli intorno a Recanati per vedervi la terra dei canti e dei pastori erranti. O per le stradine della cittadina non è difficile immaginarsi i ritorni notturni degli artigiani o i mestieri del sabato del villaggio. E quando si incontra un marchigiano, si nota subito un certo scetticismo dell'intelletto, una diffidenza verso il progresso e la convinzione che l'anima dell'uomo sia in fondo immutabile. La natura più intima e segreta di questo territorio sembra avere davvero un tratto poetico. E ancora oggi i giovani recanatesi non esitano ad esprimere questa loro vocazione, mostrando così l'anima di una terra che il poeta ha già reso sublime. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce
vo comparando. E mi soffian l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Mi chiamo Olimpia Leopardi, Leopardi di San Leopardo, anzi. Sono nata a Milano 48 anni fa. Però originaria di Recanati. Vivo a Recanati da quasi sempre. Sono stata a Milano 3 giorni, dopodiché un po' di Roma e poi la vita qua. Questa è la casa dove è nato Giacomo Leopardi nel 1798 e in cui la famiglia Leopardi risiede da molti secoli prima, circa dal 1200. Qual è l'attività presente qui nel Palazzo Leopardi? La biblioteca viene visitata da sempre, è sempre stata aperta al pubblico, proprio anche per scelta di Monaldo, che è il fondatore della biblioteca, perché molti credono che la biblioteca sia una creazione di Giacomo, invece Giacomo la trova, oddio la trova. In realtà è un work in progress che dura per tutta la vita di Monaldo e in parte anche quella di Giacomo. Però Giacomo qui ci ha passato la vita, anche perché Giacomo, al contrario di quanto si è voluto far credere per un certo periodo, aveva un ottimo rapporto con il padre. Difficile, un conflitto generazionale come maggior parte di noi ha avuto con i suoi genitori, però si volevano bene ed erano molto legati proprio dall'amore per la cultura. Quindi questo era il loro parco giochi, anche se detto a un ragazzo di oggi sembrerebbe assurdo e ridicolo, ma invece lo era. Contessa, lei che rapporto di parentela è esattamente? Una pronipote? Una pronipote, perché Giacomo non ha avuto figli, quindi io sono una collaterale in realtà, più che una discendente. Discendiamo dai fratelli, dal fratello, Pier Francesco, il più piccolo. Il nonno di mio nonno era figlio del fratello di Giacomo. E il suo rapporto personale con l'opera di Leopardi? Anche quella conflittuale. Perché a scuola ti fanno passare le forche caudine quando ti chiami Leopardi. E quindi viene anche un senso di timore istintivo. Qualsiasi cosa dico temo sempre che sia sbagliata. Quando aveva 18 anni e faceva letteratura italiana moderna e si studia Leopardi. È una bella croce chiamandosi. Olimpia Leopardi, interrogata. Non me lo dica, io la prima volta che ho portato Leopardi è stata in quinta elementare. Portavo il passero solitario, mi hanno chiesto se ero parente. E io ho negato. Ho detto no, assolutamente, è un caso di omonimia, senza poi rendermi conto che sui documenti c'era scritto Olimpia Leopardi, residente in via Leopardi 14 a Recanati. Quindi ho fatto una figura. Invece il rapporto di Leopardi con Recanati? È un rapporto difficile, perché Giacomo è sempre legato a Recanati. Quando si muove da Recanati continua a considerare Recanati il suo centro. Il rapporto con i recanatesi e con la vita a Recanati è difficile, perché Recanati gli sta stretta. Per un uomo così interessato, oltre che colto, tutte cose che sappiamo, ma curioso, interessato alla vita, stando a Recanati riceveva solo delle lettere da chi la vita la viveva sul serio. Non mi parli di Recanati, ma è tanto cara da somministrarmi idee per un trattato dell'odio per la patria. La mia patria è l'Italia, la sua lingua, la sua letteratura. Qui, amabilissimo signore mio, tutto è morte, tutto è insensataggine e stupidità. E i recanatesi, sì, anche lo prendevano anche in giro, perché comunque aveva la gobba, perché faceva una vita che loro non capivano, non riuscivano nemmeno a apprezzare il suo valore, e le dirò che hanno continuato a non apprezzare il suo valore per tanti tanti anni. In questo senso il film di Martone sembra aver fatto un miracolo, ha legato di nuovo la città di Recanati, i recanatesi, a un Giacomo non immaginario, ma una persona, un reale, un Giacomo resa sangue. Persona con le sue sofferenze, i suoi dolori, le sue passioni, i suoi amori, le sue grandezze, ma anche le sue piccolezze, come tutti noi. E a tutto questo aggiunga l'ostinata, nera, orrenda, barbara malinconia che mi lima e mi divora. Che parla ella di divertimenti, unico divertimento in Recanati è lo studio.
L'unico divertimento è quello che mi ammazza. Tutto il resto è noia. Se lei dovesse descrivere con un'immagine Leopardi e il suo rapporto con Recanati e con la famiglia. Un amore odio. Di quelle cose forti che ti sconquassano e che non abbandoni mai, neanche se ti allontani di 1.000 chilometri. 1.000 milioni di chilometri, non cambia niente, perché ce l'hai dentro. E il suo rapporto? Il mio è molto diverso. Io amo Recanati, ci vivo per scelta, tra l'altro. Io non sono cresciuta qua, ma ho deciso di vivere qua, di crescere qua i miei figli. Io non ho questo tipo di conflitti, ma non ho nemmeno la testa che aveva Giacomo. La mia vita è molto più semplice. Ma Recanati non è solo Leopardi. Da qualche anno un'altra personalità si è imposta nel paesaggio umano e naturale del recanatese. Una figura a metà tra il futuro e il Medioevo, che noi andiamo ad incontrare nel castello che lui stesso si è voluto costruire. Il maestro Malleus. Sotto a questo castello c'è una grande sorgente di energia, ma la costruzione, quando c'è questa energia, deve essere fatta quasi esclusivamente con le tecniche della geometria sacra. L'energia viene in qualche modo rimodulata, riallineata, equilibrata, e quindi si ha un ambiente in cui noi che ci stiamo dentro tutto il giorno viviamo in questo luogo di pace e di creatività. Sono Malleus, sono musicista, compositore, polistrumentista e oggi sono un amanuense e siamo qua nel castello a Recanati. Malleus, che nome è? Malleus vuol dire martello, mazza dal latino. Significa poi colui che sconfigge il male da un sacco di storie che ci sono a monte. E è un nome d'arte che io da quando avevo 14-15 anni ho adottato e attualmente sono conosciuto esclusivamente con questo nome. Il castello è stato orientato a 21 gradi est e questa è una cosa molto importante. Abbiamo fatto un calcolo annuale proprio perché il sole passi sempre sopra i tetti e quindi non vada all'interno dello scrittorium dove lavorano le mie amanuensi, dove lavoriamo tutti quanti, per creare sempre questa luminosità diffusa e giusta per il lavoro che facciamo. Poi man mano diciamo questa esperienza costruttiva nasce perché comunque io questo luogo l'ho già visto in un sogno molti anni prima che costruissi il castello, quindi ho avuto questa esperienza onirica, diciamo così. In cui, che senso, una visione notturna? No, dormivo proprio, in un viaggio che facevo mi sono addormentato, andavo a Torino in Pullman, e così mi sono addormentato a Rimini Sud e in questo momento Rimini Sud e Rimini Nord è durato questo il viaggio, praticamente ho visto questo castello come se ci volassi dentro, quindi avendo capito che mi si era aperta questa finestra temporale su un luogo che non conoscevo praticamente, e poi appena svegliato a Rimini Nord ho tirato fuori dalla valigetta il mio taccuino, mi sono segnato tutto quanto perché comunque ci abbiamo quel minuto e mezzo in cui la mente ricorda i particolari. Ho cominciato a contattare i maggiori maestri amanuensi che c'erano in quel tempo in Europa e quindi uno dopo l'altro li ho tutti quanti incontrati, mi hanno formato ognuno per un carattere di scrittura, ognuno per una tecnica e poi a mia volta ho cominciato a formare i miei allievi, quindi uno, due, tre, fino ad arrivare a 12. 12 come gli apostoli? 12 come gli apostoli. Diciamo che ho voluto fare una scelta di giustizia su questo mestiere, perché nel Medioevo erano tutti quanti monaci quelli che facevano questo mestiere, no? Ma anche perché a quel tempo la Chiesa aveva un po' raso al suolo il femminile che non esisteva assolutamente. Ora io, potendo scegliere chi lavorare con me, ecco, ho fatto questo riequilibrio, possiamo chiamarlo così, in cui tutti gli amanuensi che mettono mano alle miniature, ai diplomi e quello che facciamo in bottega sono tutte ragazze. Un lavoro molto, molto accorto, c'è un silenzio quando si lavora, veramente si dice sode solo il grattar del pennino, no? Perché c'è una concentrazione fortissima in cui sai che fai un lavoro dove non puoi sbagliarti. Lei è anche interessato, appassionato appunto di scienze esoteriche? In linea di massima la mia vita sarebbe stata un cammino solingo di ricerca. È chiaro che uno che costruisce un castello, è chiaro che devi conoscere questi aspetti. Poi è chiaro, io sono perito chimico, quindi questo aspetto alchemico mi è sempre piaciuto e che poi nella bottega è essenziale perché l'alchimia in bottega ci permette di avere un'autosufficienza, quindi farci gli inchiostri
preparare le terre, l'invecchiamento delle carte. Ma lo fate voi? Facciamo noi all'interno della bottega e posso comprarmi i componenti che sono per idrochimico, altrimenti era un aspetto di limite, no? Il suo nome è Malleus, ha costruito un castello medievale, fa l'amanuense, è in qualche modo un alchimista, ma gli hanno detto che siamo nel 2016. Sì, beh, io, come si dice, sono con una mano nel Medioevo e con l'altra sono nel futurismo, no? Ma lei si è reincarnato in Malleus, diciamola tutta. Mi trovo, come si dice, naturale fare delle cose che senza averle acquisite, quindi è chiaro che in qualche modo, se parliamo di questo aspetto, è molto probabile. Torniamo a Macerata per prendere il treno e continuare il nostro viaggio verso Fabriano. Attraversiamo la campagna marchigiana, così perfetta che sembra essere stata disegnata dall'uomo. Priva di punte, fatta di colli tondi e pendici senza asprezze, si offre come un paesaggio virgiliano, bucolico e pastorale. Come questa campagna, equilibrata e moderata, i marchigiani sono sobri e composti. Erede dei Piceni, questo popolo ha vissuto da sempre nell'assenza d'eccessi, conducendo un'esistenza all'insegna del lavoro e della fatica. Guidare Livo. Quanti anni ha? 86. E che lavoro ha fatto nella vita? Sempre il contadino, sempre la terra è lavorato. Ma la terra era sua? No, del padrone. Del padrone? Andiamo dal padrone, no? Il padrone, per le altre stavamo a contadino, c'avevamo le bestie, le vaccine, e spiava la metà della raccolta. Era un lavoro duro? Beh, una volta i mezzi non c'erano. Ed è come adepi il trattore, bocchi giù per il campo e fai il lavoro alla svelta. Una volta toccava lavorare a mano. Cosa c'è di bello qua? E di bello, cos'è? Non c'è niente. Non c'è niente di bello qui, nella zona nostra. Non c'è niente di bello? Niente di bello. Tutto, se uno vuole vedere qualcosa, anche andare giù al paese, lì c'è tutto, no? Che c'è? C'è la roba, c'è tutto, c'è il mercato. Mi dice un ricordo felice della sua vita? La cosa più bella? Ecco, niente, la vita nostra l'abbiamo fatta brutta, abbiamo lavorato sempre, e il guadagno, il soldo una volta c'era, toccava lavorare. E non c'ha un ricordo felice? Niente felice. La felicità è stata poca. Poca? Quando c'è troppo lavoro, la felicità non c'è più, no? Capito? Qui, a ridosso degli Appennini, le colline si fanno piano piano montagne, eppure mai abbandonano i tratti verdeggianti e morbidi che distinguono la campagna marchigiana. Noi riprendiamo il nostro treno, direzione Fabriano. Fondata dai Piceni e dagli Umbri, la cittadina viene poi occupata da Galli e Romani. Nel 1234 diventa un comune libero. In seguito passa sotto il dominio dello Stato della Chiesa. Fabriano è tuttavia universalmente nota perché da molti secoli produce la carta più pregiata al mondo.
La carta a mano viene prodotta grazie ad uno strumento fondamentale, indispensabile, che si chiama forma. Il lavorente immerge la forma nel tino dove si trova un composto di acqua e fibre di cellulosa o di cotone, di canapa o di lino, e immergendo la forma fa sì che l'acqua e le fibre si vadano a depositare sulla superficie metallica della forma, l'acqua scivola via dalla rete metallica e sulla tela appunto rimane la fibra che è quella che si va ad intrecciare, quindi avviene il processo di feltrazione, cioè l'acqua scivola via e le fibre invece si intrecciano fino a formare quello che poi sarà il foglio di carta. A questo punto il lavorente va a porre, a trasferire il foglio di carta ancora umido che si trova sulla tela metallica su di un feltro. Poi si va a distaccare uno per uno i vari fogli dal feltro e passano alla fase di collatura, quindi di impermeabilizzazione del foglio, che ci permette appunto di scriverci e ci permette di aumentare la durabilità nel tempo. Ultima fase è quella dell'asciugatura, che viene fatta, in passato veniva fatta, all'aria. Sono Livia Faggioni, ho 32 anni, sono di Fabriano, sono la coordinatrice della Fondazione Gianfranco Fedrigoni, Istituto Europeo di Storia della Carta e delle Scienze Cartarie. Ci troviamo all'interno del complesso storico delle cartiere emiliane Fabriano, che nascono a Fabriano nel 1782 grazie al fondatore Pietro Miliani. In particolare questi sono i locali in cui è conservato il patrimonio storico cartario che abbiamo ereditato dalle cartiere emiliane. Conserviamo circa 2300 forme per la produzione della carta a mano. Tra queste troviamo forme che venivano realizzate per personaggi illustri, come per esempio la forma che era stata realizzata nel 1922 per D'Annunzio, che riportava uno dei motti d'annunziani, io ho quel che ho donato. Troviamo Canova, troviamo Rosa Spina, un grande incisore, Bodoni, il tipografo Bodoni, oppure il Monaldo Leopardi, il papà di Giacomo Leopardi, che acquistavano carta dalla cartiera Miliani proprio perché la qualità della carta era insuperabile in qualche modo. Tu come sei finita qua? Io sono approdata qua dopo chiaramente i miei studi in ambito culturale, perché sono laureata in conservazione per i beni culturali e ho avuto questa grande opportunità di poter lavorare in un ambiente meraviglioso come questo, dove non si smette mai di conoscere, perché la carta è un universo. Dimmi qual è la cosa che ti piace di più di questo lavoro? Il fatto di poter raccontare una storia attraverso gli strumenti che stiamo salvaguardando, che stiamo appunto catalogando, che è la storia di tutti noi, perché le cartiere emiliane non raccontano solo la storia di Fabriano, ma raccontano più che altro la storia del mondo intero, perché le forme, gli strumenti, le carte prodotte dalle cartiere erano prodotte per tutto il mondo, dalle banconote, per il Brasile, la Francia, oppure chiaramente tantissimi artisti anche stranieri che hanno e tuttora utilizzano carta Fabriano. Quindi ecco, dentro questo archivio c'è una piccola parte di storia di tante altre realtà. È tempo di lasciare Fabriano e la sua cartiera. D'ora in avanti il nostro viaggio proseguirà a piedi. Percorreremo il tracciato di quella che una volta era nota come la ferrovia subappenninica. La nostra prossima fermata è un'incantevole cittadina medievale, Sassoferrato, dove ci raccontano che queste terre sono state lo scenario di una grande battaglia, quella che ha definitivamente sancito la potenza di Roma sulla penisola. Io sono Goffredo Bellocchi, nato a Sassoferrato, e sono geologo.
Allora, dove siamo qua? Che paese è Sassoferrato? Storicamente qui c'era l'antica città di Sentinum, in cui ci fu la famosa battaglia di Sentinum, nel 290 avanti Cristo, 295, in cui Roma, alleata diciamo dei Piceni, si è battuto contro i Galli Senoni e i Sanniti. Inizialmente andava a favore dei Galli Senoni e dei Sanniti, perché sotto il Monte Strega, dove i Galli Senoni erano più forti e probabilmente avevano anche i prodromi di specie di carri armati, delle corazze, delle strutture, delle calotte enormi con delle lance dentro, mandarono alla rovina la cavalleria romana che attaccava. Quindi Decio Mure, e c'è anche una tragedia che parla di questo, Decio Mure si sacrificò al dio Marte, che era il rito romanico massimo del sacrificio, e andò in prima fila, si fece uccidere, ma diede la forza alle truppe di reagire e di recuperare nel lato sinistro, che impedì l'accerchiamento di Quinto Fabio Massimo Rugliano, che stava lottando contro i Sanniti di Gellio Ignazio. Alla fine l'esito fu a favore dei Romani, è chiamata Battaglia delle Nazioni. Diciamo che Roma prende il vantaggio di fatto psicologico su tutta la penisola. Furono i prodromi dell'inizio dell'impero romano. Senta, e qua ci passava la ferrovia prima, quella che andava a Urbino. Si andava a Urbino, diciamo, prima della guerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu bombardata un po' dagli alleati, un po' in ritirata dai tedeschi, che minarono tutti i ponti. Come descriverebbe con un'immagine questo territorio? Idilliaco. Cioè, qui siamo tra l'asprezza delle montagne e la dolcezza dei colli marchigiani. Troviamo un po' tutte le realtà che poi seguono la parte al di fuori dall'Appennino, sono le famose colline marchigiane, lavorate con la campagna che ci ha reso famosi, insomma. Invece gli abitanti come sono? Sassoferrato ha una storia un po' particolare, comunque. Quando Pesaro invase l'interno, che è tutt'oggi provincia di Pesaro, cosa successe? La popolazione immigrò qui, si stabilì in basso, qui la popolazione autoctona era il castello. I castellani non accettarono mai la presenza di questi stranieri per loro. Ci sono stati secoli di battaglie. C'è stata una disfida nel 1650 nel lago Trasimeno tra sei borghigiani e sei marchigiani come Ugherazzi e Curiazzi per porre termine, perché era diventato a livello ampio questa lotta ufficiale. I borghigiani sono riusciti a vincere, hanno guadagnato. Però io, ancora da bambino, avevamo l'idea del castellano che bisogna colpirlo con la fionda. Da Sassoferrato ci muoviamo in direzione di Genga, un paesino immerso nelle montagne che custodisce un intimo e sublime segreto della terra. Le grotte di Frasassi, un universo sotterraneo di forme calcaree, cristalli, drappeggi, lenzuola e volute d'alabastro. Si sapeva che qui sotto ci doveva essere qualcosa di importante dal punto di vista ipogeo, ma nessuno riusciva a capire come penetrare. Dei giovani, percorrendo le montagne sovrastanti, sono riusciti a trovare un cunicolo strettissimo di alcune centinaia di metri che a un certo punto finiva in un abisso scuro che nessuno poteva immaginare cosa contenesse. Si sono calati per circa 100 metri e hanno scoperto questa che è stata chiamata Abisso Ancona, che è una cavità di circa 100 metri di altezza che, dicono per volumetria, è in grado di contenere addirittura il Duomo di Milano. Sono il generale Filiberto Cecchi, sono un generale dell'esercito in pensione e al momento presidente del consorzio
che gestisce questa meraviglia che è costituita dal gruppo Ipogeo delle grotte di Frassassi. Si potrebbe chiedersi come mai un generale è finito nelle grotte. Beh, la risposta è molto semplice ed è dovuta al fatto che io sono originario di questo paese. Sono originario di Genga, di questa piccola comunità, piccolo paese, che però ha dato grandi cose all'Italia, tra cui non dimentichiamo un Papa, Papa Leone XII, nato proprio qui a Genga, e soprattutto ha dato questa meraviglia che è costituita dalle grotte di Frassassi e conosciuta in tutto il mondo. Lei diceva che da bambino giocava qua lungo il fiume, sì, in una grotta naturale che sì, lasciava presagire. Sì, questa, diciamo che la grotta cosiddetta del fiume, così era chiamata allora, era una cavità di alcune centinaia di metri che poi si rimpiccioliva al punto tale da non permettere più nessun tipo di ingresso e che lasciava intuire che dentro questa, nel ventre di questa montagna ci dovesse essere qualcosa di straordinario. Ci avventuravamo molto spesso in queste grotte con questo spirito di avventura che contraddistingue i ragazzini e trovavamo grandi emozioni e capivamo che dentro ci dovesse essere qualcosa di importante. Quindi tutto questo forse poi ha indotto i più grandi a ricercare effettivamente una via d'ingresso per questa meraviglia. Senta, e lei che appunto viene da qui, da Genga, però ha fatto il giro del mondo poi per ritornare qui a Genga, che tipo di ricordi, di impressioni ha? Beh, i ricordi sono quelli di un fanciullo, di un adolescente che ha vissuto una fase della sua vita meravigliosa, che è quella dell'adolescenza, in questo paese con tanti amici, molti dei quali purtroppo non ci sono più. E quindi ritornare qui per me è sempre una grande gioia, rivedere quelle persone che ancora mi conoscono, alcuni parenti, ma soprattutto è una grande emozione ogni volta ritornare e rientrare in queste grotte. Io ormai come presidente, da oltre 5 anni, sarò entrato qui dentro 100 volte, oggi forse la 100ª, 101ª volta, ma ancora una volta, oggi, entrando, ho sentito battere il cuore. Lasciamo le grotte di Frassassi e proseguiamo il nostro viaggio lungo i binari della subappenninica. A Pergola la strada ferrata si interrompe, non ci resta che continuare attraverso i campi. Ci muoviamo in direzione della nostra ultima tappa, Urbino, la capitale del regno di Montefeltro, la casa che fece di un remoto borgo un ideale dell'umanità. Palazzo Ducale è il simbolo di Federico e la sua corte. Forse nessuna cittadina italiana possiede una simile reggia principesca, il segno di un'epoca dove il potere serviva la propria autocelebrazione e dove ogni mezzo, dai delitti alle scienze occulte, era ammesso per diventare immortali. Ne parliamo a Palazzo Ducale con una sorta di Dan Brown urbinate. Urbino è il sogno che nasce praticamente nel 1400 dalla volontà di due fratelli che sono due uomini eccezionali, Federico da Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda. Le due torri diventeranno di questa città, quelle simboleggiate anche dalla facciata dei Torricini. Da un lato uno signore della guerra, della politica e delle armi, dall'altro un signore delle conoscenze, soprattutto quelle particolari, quelle esoteriche diremmo oggi, e fu proprio attraverso questi due parametri che
crearono questa sorta di utopia realizzata, fare di questo piccolo borgo sperduto la capitale di un piccolo stato che arrivò ad essere in grado di parlare vis-à-vis con le nazioni. Sono Andrea Romatico, urbinate da sempre, sono giornalista professionista e autore di parecchi libri riguardanti il Rinascimento italiano e questo luogo magnifico, Urbino. Urbino ha sempre avuto questa vocazione a quello che oggi appunto noi definiremmo esoterismo, e qui da Urbino cominciano a girare testi di alchimia, di astrologia, di geomanzia e tante altre forme di conoscenza che legano quello che è il sapere più strettamente matematico e scientifico a delle conoscenze spirituali. Ecco, c'è sempre questa sorta di doppia anima, due figure, Ottaviano e Federico, le due torri, questa struttura binaria, esoterico ed esoterico, chiaro e occulto, saranno sempre la cifra fondamentale di questa città. C'è anche un mistero che avvolge uno dei quadri più importanti che sono presenti qua, che è la flagellazione di Piero della Francesca. Mistero su cui tu ti sei cimentato, ti ha reso un po' il Dan Brown urbinate. Ma io ho cercato di fare un'opera al contrario di quella di Dan Brown, cioè ho cercato di fare un'opera di scrematura. Federico non era chi diceva di essere, non era un Montefeltro ma era un Ubaldini della Carda. Ucciderà in una congiura il legittimo erede o d'Antonio da Montefeltro, prendendone poi il posto. E dall'altra parte si era stata cancellata completamente la figura del fratello, che è stato preponderante ed era una figura però scomoda, proprio per la particolare attitudine del suo sapere. E in questo caso noi ci troviamo di fronte a tante opere qui in Urbino, una delle quali sicuramente è la flagellazione, la cui committenza è di diretta derivazione di Ottaviano Ubaldini della Carda. Cosa rivela quel quadro di tutto questo? Come lo rivela? Quel quadro è una sorta di cartina di tornasole e di quello che è la cifra di questa corte. Molto semplicemente quel quadro rivela la morte di Odd'Antonio e una sorta di ex voto magico liberatorio che Ottaviano Ubaldini compierà per purificare quello che è stato il modo con cui questo ducato è stato preso da Federico. C'è appunto la flagellazione di Cristo, l'episodio biblico, sullo sfondo, quasi in secondo piano, e tre figure che parlano in primo piano, di cui una è il fratello di Federico, mi dice. Certo, ma si identifica perfettamente. Quello che abbiamo, il personaggio alla destra, cranio rasato, è certamente un nobile. Di fronte c'è un personaggio abbastanza riconoscibile, quello con cui lui parla, che è Bessarione, amico suo e grandissimo conoscitore delle discipline esoteriche, spirituali. E il terzo, quello al centro, è la figura di un morto, di Odd'Antonio, che viene rappresentato come complemento di argomento, come figura presente, ed è quello di cui loro partono. E la sua fine è assimilata alla Passio Christi. Quindi è una sorta di morte escatologica per una comunità che doveva avvenire perché il tutto potesse poi fiorire per quello che è diventato. Urbino, più che una città, un canone di bellezza. Qui fu dipinta la città ideale. Piero della Francesca scrisse la sua Scienza della prospettiva, Francesco di Giorgio Martini il suo Trattato di architettura e Baldassar Castiglione il Cortigiano. Sì, ma io con le bellezze non ci mangio. Quando l'ho visto una volta, due, cosa vi dici più? È monotona, come sempre gli spaghetti o sempre la stessa moglie, stufa. Io non sono mai chiamato, sono gli altri che mi chiamano. E che lavoro ha fatto nella vita? Diversi, da lavori stagionali, immigrante. Ma lei è stato fuori anche? Sì, sì, all'estero. E dove? E in Svizzera, sono stato in Germania. E cosa faceva là? Il primo lavoro in una fabbrica chimica come manutenzione degli apparati interni. E poi dopo sono entrato nella ferrovia elvetiche. E come mai ha deciso di partire? Altro non avevo, perciò si era costretti. Infatti Urbino era una città di migranti. Ah sì? Sì, sì. I più grandi minatori all'estero erano marchigiani e sardi. Mi racconti la sua giornata, cosa fa lei? Mi alzo quando ho finito il sonno, mi metto a posto l'abitazione dove abito, dopo esco, vengo in piazza, quel che capita, ecco. Ma quindi lei non si è mai sposato? Come il prete, con la mia mai. E come sono le donne di Urbino? Volubili, volubili diciamo, come il legno, dipende dalle stagioni, secondo l'umidità del clima. Senta, mi dica un'ultima cosa su Urbino. In che senso? Tutti i sensi. Come tutte le città c'è il bello e il brutto. Dipende dalla mentalità della singola persona, come la vede la singola persona. E lei come la vede?
Sono Diletta Gabrielli, vivo a Rimini e studio scienze biologiche a Urbino. Mi chiamo Federica Caradonna, ho 19 anni, vengo da Trieste e studio lettere moderne in quel di Urbino. Volevo un po' andare fuori di casa, quindi allontanarmi dalla mia città. Io appunto sono venuta qua a Urbino perché principalmente cercavo una facoltà di biologia. Come la trovi Urbino? È proprio il paese dove si può girare tranquillamente a piedi, non c'è bisogno dell'autobus, di trasporti particolari e quindi si vive bene alla giornata. La città, il Ducato, Federico da Montefeltro, che mi sapete dire? Allora, il Palazzo Ducale non si va. Perché se no non si entra. Non si laurea, è un detto, cioè, quindi non bisogna che andare. Se si entra nel Palazzo Ducale non ci si laurea, quindi ancora. E quindi non si va, non si fino visita. Fino alla laurea non si alla entra. Alla fine. Federico da Montefeltro era il signore di Urbino, sappiamo appunto che aveva rinomato il suo studiolo tutto in legno con diversi dipinti e poi niente, non... Vabbè dai, basta. Promosso, dai. 18. con la lode. Una frase sui marchigiani. Di marchigiani ne ho incontrati pochi, perché qui in verità di marchigiani non è che ce ne siano tanti. Escono di casa il sabato e la domenica perché di solito durante la settimana non infatti, si vedono. Ah, si stanno chiusi hanno paura degli studenti sicuramente, perché durante la settimana non si vedono. Però il sabato e la domenica escono in casa, le famiglie. A notte ormai inoltrata facciamo il nostro ultimo incontro per raccontare la straordinaria storia di Pasquale Rotondi. La pala di Brera di Piero della Francesca, la tempesta di Giorgione, tutto il tesoro di San Marco, Tintoretto, Veronese. Poi c'erano le opere marchigiane, poi ci aggiunga pure i manoscritti delle opere di Rossini. Quindi fare un elenco, ce li mette tutti e l'elenco è fatto. Cominciando dal 400 e poi qualunque autore le viene in mente ce lo può mettere. Sono Paola Rotondi, sono nata ad Ancona e solo nel 1939 sono andata a Urbino perché mio padre è diventato soprintendente alla galleria a Urbino. E suo padre è? Pasquale Rotondi. Mio padre ebbe l'incarico dal governo centrale e dal ministro Bottai di mettere al sicuro dai bombardamenti più opere, le opere d'arte, di creare cioè un rifugio non per le opere d'arte solo di Urbino, ma inizialmente delle Marche, dell'Umbria e poi si è allargato e mio padre identificò nella Rocca di Sasso Corvaro il luogo ideale e tutte le opere furono trasportate lì con mezzi di fortuna. Ci avevano un solo camion, le portavano di notte perché nessuno doveva sapere che queste opere andavano lì, anche perché inizialmente era contro i bombardamenti e molto rapidamente diventò contro invece le razzie dei tedeschi che se le portavano via. Secondo lei perché suo padre non l'ha mai reso nota questa cosa? Cioè per lui era una cosa normale? Per la generazione di mio padre il senso del dovere era dedizione a un lavoro che richiedeva determinate iniziative in determinate circostanze. I personaggi che io ricordo durante la guerra, la dedizione al dovere che aveva mio padre, lo avevano identico i custodi, i falegnami, ma non perché l'aveva così si sentivano delle persone straordinarie. Perché il vivere che era così. E nessuna forma di eroismo, secondo lei, quella di suo padre? Quale parola eroe è difficile, no? È molto difficile, perché il concetto di eroe è un concetto di superamento dei limiti, perché l'eroe certo. Supera i limiti mettendo anche a repentaglio la propria vita. Beh, non è il caso di suo padre, in qualche modo? Sì, ma non superava i limiti, secondo lui. Secondo lui faceva quello che doveva fare. Se questo comportava rischi, erano rischi che facevano parte del quotidiano, del normale. Quindi, non lo so se era un eroe, forse era un eroe. Agli occhi di oggi, certamente, agli occhi dei nipoti, è come Batman. Però questo ce lo ha tramandato, che esiste un impegno civile che ognuno dovrebbe avere. E che forse si è perso pure.